Bello questo applauso, gente. Grazie, 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 benvenuti. Sta cominciando una nuova analisi. È cominciata, sono diretta live in alta definizione su Facebook, YouTube, Periscope, Twitter, in contemporanea, in alta definizione. Già vedete un bel grafico, un anno S&P 500 Index, non ci interessa nulla, toglietelo pure. Ci siamo tra un quarto d'ora circa, parla la Yellen, parlerà quindi la presidente della Federal Reserve, però un po' ci ha rovinato la sorpresa. Ieri Brainard, la Brainard che è della Federal Reserve, molto amica della Yellen, pare molto vicine ideologicamente da un punto di vista del pensiero, pare che sia, condividano molte cose in comune, già ieri ha detto qualcosa, ha fatto partire delle vendite di dollari, quindi dicendo che adesso la Federal Reserve si deve concentrare sullo smaltimento dei 4.500 miliardi asset che detengono in portafoglio questi della Federal Reserve, un bel po' di soldoni. E in più ha detto che forse la politica di rialzo dei tassi potrebbe anche per il momento subire una pausa e concentrarsi più sullo smaltimento di 4.500 miliardi. Praticamente poco fa sono state rilasciate le anticipazioni, quello che sarà il testo di l'introduzione, quello che leggerà la Yellen tra poco alle 16, ci ha rovinato già la sorpresa praticamente e ha confermato la linea della Brainard che aveva già detto ieri. E quindi adesso vendite, 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 giù, 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 tutto dollaro. Adesso vi farò vedere un po' di grafici, però c'è ancora un testimonianza, audizione, quindi dove faranno delle domande, vedremo se verrà fuori qualcos'altro la Yellen, che comunque quindi insomma ha detto per il momento potremmo anche calmarci, confermato quello che già è stato detto ieri. Intanto Dow Jones touches above record closing, siamo sopra il record storico, la chiusura del massimo storico per il Dow Jones. L'America azionario è partito, è scoppiato al rialzo, vendite invece di dollari dopo queste le anticipazioni della Yellen che tra un po' seguiremo in diretta. Ma alle 16 non è solo Federal Reserve, non è solo Janet Yellen, ma anche il meeting della Banca Centrale Canadese. Cosa aspettarci? Oramai il mercato ha già comprato parecchi dollari canadesi in vista di quello che sarà oggi il oramai quasi 99% scontato rialzo dei tassi 0,25, ma sarà importante leggere lo statement, se nello statement, nell'annuncio c'è qualcosa che già ci fa capire cosa intende fare dopo. Quindi oramai il mercato già dà per scontato il rialzo e poi prossimo cosa, e quindi sarà tutto questo da scoprire alle 16. Probabilmente andremo a ballare su USD CAD, quindi poi 16:30 scorte di petrolio quindi insomma sarà una lunga scoppiettante diretta ci aspetta con la Federal Reserve, con Yellen, con Banca Centrale Canadese e tutto il resto insomma. Quindi cominciamo a vedere un po' di grafici, cambio scena, e se cambio scena vado a vedere, a mettere quella che è la scena, cambio, eccomi qua, metto comodo che qua oggi ci sarà probabilmente da saltare in poltrona. Attivo, vado ad attivare le chat, allora vediamo chi c'è collegato in questo caldo, caldissimo pomeriggio di agosto, qui a Manfredonia siamo vicini ai 40 gradi, banche centrali in azione, il titolo, vediamo YouTube, chi c'è, eccoli lì, ciao Max, Antonino, non c'è audio, come non c'è audio, Paola, salve, Diego, l'audio c'è, meno male, Renato indossa le scarpette di danza, potrebbe essere giusto, assolutamente, vai Diego, Rose ancora si balla, adesso sono rientrata un po', pannolone, ma cosa scrivete, buongiorno, siete anche velocissimi, attiviamo anche gli amici di Facebook, vediamo chi c'è su Facebook, eccola qui, Mattia e Sabina, buongiorno, si sente forte Chiara, anche Chiara, sta chiamando Chiara, chi è Chiara? No, ah, Chiaro, okay. Io mi diverto a prendervi un po' in giro sugli errori di battitura della tastiera, questo T9 che impazzisce, che a volte fa gli alert, sì, adesso ce ne saranno, alert, Camran, Nicolas, Giovanni, Max, ci siamo tutti, anche Marco Visconti, ciao Marco, Alessio, ho messo le cinture ma anche tanti stop loss, non si sa mai, beh quella è la cintura d'eccezione, Giacomo, Salvatore, Loren, wow, siamo tantissimi, Alessandro King pure abbiamo, l'orso, vedete lì, ciao Roberto, nel profilo, foto del profilo, ma ho preparato anche una finestra proprio dedicata alle chat che adesso vado ad attivare per dare il giusto spazio che meritate, vado a mettere almeno il carattere uguale 18 da questa parte, direi 18 anche da quest'altra, io faccio tutto io, quindi un po' di pazienza
E andiamo live con questa schermata. Eccoci qua. Quindi, qui ho gli amici di YouTube accanto a me. Beh, siamo proprio vicini vicini. Qui sotto quelli di Facebook. Raffaele, da un'ora sono sell euro dollaro e starai facendo un sacco di soldi. Raffaele, complimenti. Giovanni, non sei in diretta su YouTube? Certo che ci sono su YouTube. Mi confermate che sono su YouTube? Sì, 111 viewers vedo su YouTube. Può essere. Carlo, buongiorno. Magari fosse Olo caldo, parla toscano. Carlo, sei pugliese, non sei toscano, diciamo che è rovente. Silvio, buon divertimento a tutti. Allarme rossa, allarme, volete gli allarmi? Già faccio partire l'allarme. Attenzione, togliete le cuffie che possono partire. Oggi ce ne saranno allarmi, condizionatori d'aria da tenere. Assolutamente, aumentiamo la ventola, abbassiamo la temperatura che qui comincia a fare caldo caldissimo. Alex, eccoci. Sono presenti, ci sono su YouTube, assolutamente. Giovanni, ciao Giovanni, Lorenzo, ma anche quelli Facebook oggi sono molto molto attivi, benissimo, molto 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 bene. Il discorso della Iene di un'ora fa, da quale stampa sai di chi è stato rilasciato in diretta? Paola, no, è stato solo praticamente, è uscito il testo, l'anticipazione di quello che andrà a leggere tra un po', tra 8 minuti circa, la Yellen, la Federal Reserve. Cagliari 39 gradi, ciao Pasquale. Floriana, buona giornata a tutti. Pinocchio mi ha sussurrato che il dollaro USA crollerà, ma già è crollato, già è venuto giù da ieri sera, da quando ha parlato la Brainard, l'amica di uncinetto della Yellen. Già dice, ma si parla, ma che dici tu? Ma non lo so, ma forse è meglio adesso lasciare i tassi di interesse e concentrarci più sui 4.500, anche perché c'è un'inflazione che è ancora uno degli elementi che ci rende tutto incerto. È arrivato Vito Chi, non lo sapremo mai. Buon pomeriggio. Antonino, ero longo, chiusa la rottura e supporto, va benissimo. Come si può anticipare un discorso? Sì, non è la prima volta, è successo anche altre. Certo, ci potevano dire l'orario, che ci potevamo organizzare da un punto di vista operativo. Quindi, però, attenzione, Sam dice una cosa giusta. Perché? Perché l'euro-dollaro è venuto giù, con dollaro, vendite di dollari, l'euro-dollaro sta venendo giù. Che cosa è successo? Cerchiamo di capire, quindi, intanto le due zitelle, dice Mattia, te devo sempre stare attento prima di leggere ad alta voce quello che scrivi. Saluti, saluti. Io scherzo, non prendo in giro nessuno, scherzo con voi, ridiamo insieme, prendete in giro pure me tranquillamente, e qui più ci si prende in giro e meglio è tutti quanti. Non i mercati, quando si parla di mercati, serissimo, serio, 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 serio. Buon pomeriggio anche a Fabio, buon trading a tutti, sì, adesso andremo a vedere un po' di situazione dei mercati. Questa è la situazione. Allora, i due grafici, euro-dollaro per il momento. Grafico candele giapponese classico, quello famosissimo, ma famoso oramai, è diventato anche quello Aikinashi. Cambiano soprattutto i prezzi di chiusura e apertura perché c'è una formula molto simile a quella di pivot point. Massimi e minimi tendono a coincidere, non al 100%, ma siamo lì. No, adesso se mi bassa lì, aia, ho creato, dovevo fare invece. Quindi ora sono costretto ad alzare qui, mettiamo un 25, va. E praticamente adesso uscirà enorme dall'altra parte. E vabbè, così non possiamo fare niente. Ciao, sono collegate le chat, quindi se cambio il font da una parte viene modificato anche dall'altra, quindi mi dispiace, qui volevo farli visualizzare di più e invece. Ciao Luis, ciao Fabio, Ivana, benvenuta Ivana, poi diranno che testo era sbagliato, l'aveva scritto Putin. E quindi insomma, allora adesso se faccio da qui invece è così, purtroppo mi dispiace, praticamente se faccio una modifica sul font da questa parte poi me lo va a toccare anche dall'altra parte, ma peccato, la prossima volta so già come sistemare. Non è un problema, per oggi andiamo avanti in questo modo. Elpina, benvenuto. Quindi euro-dollaro, togliamo il grafico intanto a candele giapponesi, che comunque è utile. Io traccio supporti e resistenze sul grafico a candele giapponesi. 5 minuti, 5 minuti a CAD, prima sarà sicuramente da seguire il canadese. Andiamo a vedere subito il grafico di USD CAD, che in questo momento c'era una verde, è timida, guardatela lì, non vuole uscire, non vuole uscire, c'è una potenziale verde, questa qui. Tutta la speculazione, questo ribasso qui significa che hanno comprato dollari canadesi, non dollari americani, attenzione. Quindi tutta la speculazione per quello che sarà probabilmente adesso il taglio di rialzo, scusate, oramai ero abituato ai tagli, rialzi, mi devo ancora abituare all'idea che stanno alzando i tassi di interesse dopo anni a zero e sotto zero. Dicevo, quel grafico lì, quindi tutto questo movimento è la speculazione inglobato, lo 0,25 che ormai il mercato ha già lì comprato perché si pensava a questo 0,25.
Ora, che cosa accadrà tra pochi minuti? Lo statement, il comunicato della Banca Centrale Canadese, che cosa ci dirà? Alziamo i tassi e poi aspettiamo conferme dai dati, dall'andamento del petrolio, perché CAD e Commodity Currency, il petrolio ha una voce importante nell'economia canadese, oppure dirà alziamo adesso e alzeremo ancora di più. Quindi se qualsiasi riferimento ad un possibile nuovo rialzo dei tassi dopo quello odierno, potrà solo far nuovamente acquisire, portare nuovi acquisti di dollaro canadese, quindi USD CAD potrebbe venire giù. E come sempre guardate il grafico prima di leggere notizie, perché da lì vedremo quello che è come la reazione dei mercati. Quindi una notizia che fa pensare ad l'annuncio, oggi potrebbe esserci un iniziale sell on news, buy on rumor, hanno comprato il canadese, e sell on news, quindi sulla notizia 0,25 potrebbero partire delle ricoperture, come si chiamano tecnicamente, ovvero chiusura di posizioni short, che di short prima si vende e poi si compra. Quindi sto comprando non perché mi voglio mettere long, ma perché sto chiudendo uno short, ho venduto qui e compro qui. Quindi questo è il... Ciao Domenico, intanto Mattia comunque dei geni a fare conferenze di USDC allo stesso momento che il regista, non riesco a vedere il video, poca connessione. Carlo, come farò? Carlo, cerca di trovare connessione, cerca e condividi se c'è qualcuno vicino a te che vuole condividere la connessione. Facebook, ho visto che prima erano attivi e adesso si sono un po' fermati. Intanto la temperatura, scendiamo di temperatura qui in ufficio che fa caldissimo, sono 2 minuti e mezzo, 2 minuti e mezzo alla pubblicazione quindi del dato, del statement, non del dato. Vediamo anche quello che è il calendario, il mouse, ho perso il mouse, eccolo qui. Quindi, vedete, bollino rosso, questo è Trading Economics, ma tutti gli altri, Forex Factory, quello di Investing, sono quasi fotocopia, copia e incolla, i vari calendari che vedete in giro. La Yellen parla, 4:30 PM, c'è anche il dato sulle scorte, quello di ieri, API, API Report, ha visto già un calo delle scorte. L'Agenzia dell'Energia americana ha detto che nel 2018 prevede meno produzione di petrolio in calo, quindi questo ha portato insomma a un recupero delle quotazioni del petrolio, che adesso vi farò vedere pure che c'è la candela, si vede già del verde ai chinashi sul petrolio, quindi sul grafico del oil. Classe Stefano, ma Mr. T oggi non c'è, comprate yen, dice Silvio, e quindi qui non lo riporta, ma alle 17:15, strano, devo dire che questo è un caso clamoroso, e a questo punto sarò curioso di vedere alle 17:15 chi avrà ragione, perché solo Trade Economics non riporta la conferenza stampa di Powell, governatore della Banca Centrale Canadese, come spesso accade, 16 comunicato, 17:15 poi la conferenza stampa, non lo riporta, vedete, non c'è, è inutile, proprio io ho detto sarò che non ci vedo bene, me lo sono visto bene, me lo sono ingrandito, nulla, non c'è, quindi sono curioso di vedere se... Forse una di quelle rarissime volte che manca questo su Trading Economics, un dato, un evento così non da poco importante, oppure sarà che aveva ragione contro il resto del mondo. Alle 17:15 avremo la risposta. Stasera poi c'è il Bash Book, pure, quindi insomma, e questo è il discorso. Torniamo a vedere, allora adesso vi faccio vedere un po' la fotografia dei grafici. Enzo, 100, aspetta, aspetta, 160, non ci posso credere, no, 160, mamma mia, boom, non penso di, wow, sono emozionato, non penso, già arrivare a 100 era un bel numero, siamo a 160, mamma mia, mamma mia. 20 secondi, 20 secondi, non un minuto, 20 secondi, 20 secondi sta per apparire, quindi quello che è il dato USD CAD, andiamo USD CAD, eccolo qui, mettiamo il grafico, pochi, ci siamo, mettiamo il grafico a candele giapponesi, un minuto, mettiamo il 5 minuti pure, insomma, giusto per avere una dimensione della portata, e viene giù, acquisti di CAD, acquisti, quindi sono acquisti, vediamo. 0,25, 0,25 è confermato e ci siamo, quindi qui siamo tranquilli, siamo tutti tranquilli, non è stato detto niente per il momento, quindi quello che il mercato si aspettava c'è stata la prima reazione, quindi giù, acquisti ancora di canadese, questo grafico è a 5 minuti, mettiamo un minuto per vedere ancora di più le dinamiche, le pressioni su il prezzo. L'inflazione, si parla di inflazione, vediamo qui, software inflation, intanto si stanno preparando a ricevere la Yellen, appears mostly, allora l'inflazione che non è, anche lì non è che ci sia un'inflazione galoppante in Canada, è dovuta a fattori temporali, così come diceva la Yellen, per quella l'inflazione praticamente
dell'America, poi cresce la confidenza, la fiducia, insomma, sulla potenziale outlook ancora di crescita, l'inflazione dovrebbe salire al 2%, intanto è arrivata lei, ve la faccio vedere, qui dovrebbe esserci proprio la diretta. Dovrebbe almeno qui Kashkari, aveva messo questo link per vedere la diretta e non c'è Kashkari, ma che link hai dato? Ha toppato il presidente della Federal Reserve di Minneapolis. Vediamo intanto, faccio vedere su Bloomberg, arriva il nostro soccorso, eccola lì, è arrivata la signora Yellen. Quindi da Live Squawk, aggiornamenti, allora, inflazione dovrebbe salire al 2% per metà 2018, attenzione, molto legata all'inflazione, discorso inflattivo, tassi di interesse, c'è fiducia sull'economia, i dati sull'occupazione anche sono stati, abbiamo visto venerdì scorso, sono stati piuttosto positivi e per il momento non vedo altro, la Yellen intanto si sta preparando al suo bel discorso, 1,2870, ancora pressioni su Canada, pressioni in acquisto, stanno comprando ancora. Intanto questa signorina qui bionda per il momento possiamo anche evitare, ma è partito, io non voglio seguire Bloomberg perché lo so che Bloomberg a un certo punto ci abbandonerà. Torniamo a vedere il grafico, un minuto, questo è un minuto, giusto per vedere nell'immediato la reazione continua agli acquisti, 1,2870 28, ve lo faccio vedere anche così potete apprezzare qui 1,2856 range dei prezzi grafici forniti da TradingView, che li trovate anche in gratuiti su Investing, ma c'è anche ci sono delle formule a pagamento se volete. Nuovi minimi 1,2850, 1,2850, vedete adesso siamo a 52, questo è il range di prezzo, questo è il minimo e da questa parte a destra il massimo 28,49, ancora un altro tick, un altro pip al ribasso. Io dall'altra parte intanto sto cercando di capire, la Yellen intanto sta lì che comincia la sua testimonianza, l'economia dovrebbe ancora espandersi ancora più veloce del suo potenziale, faster, scusatemi perché sto facendo traduzione anche dall'inglese italiano, sto seguendo i graf, faccio regia, faccio tutto io, adesso sta per parlare pure la Yellen, quindi chiedo scusa se potrà partire qualche frase sbagliata grammaticale, la grammatica in questi casi va a farsi benedire, e quindi eccola che sta per parlare. La Yellen, adesso c'è l'introduzione da penso colui che è capo dell'ufficio in cui è ricevuta. Allora, ecco qua, vedo la crescita 2017 è salita la stima per il PIL a 2,8 dal 2,6 precedente per quanto riguarda. Per quanto riguarda il Canada, l'economia canadese. Dai dati che sta emergendo, quindi da qui vado a vedere adesso da un'altra parte se ci sono altre news interessanti per quanto riguarda il Canada. Niente, vedo Potter, c'è cioè Potter, non Harry Potter, ma un certo Potter Federal Reserve che sta anch'esso rilasciando delle dichiarazioni in contemporanea con la Presidente Federal della Federal Reserve, Banca Centrale, alza qui le news in italiano, ovviamente sono sempre distanti anni luce da quelle in inglese è niente, per il momento, quindi 28,59 si è fermato 1,2849 il minimo USD CAD. Sembra che si sia attenuato per il momento la spinta al ribasso in base a quello che è stato lo statement, quindi accelerazione, grafico a un minuto, ve lo faccio vedere, metto in primo piano. Eravamo qui, poi ha toccato un minimo 1,2849, siamo in questo momento una decina di pips sopra, ma adesso se ci sarà o meno questa conferenza stampa delle 17:15, ora si aspetta ovviamente di carpire dalle parole del governatore Poloz, altri input, altri dettagli in merito a quello che potrà essere dopo. Quindi l'inflazione, tutto sommato, la Banca Centrale Canadese si aspetta che tornerà a salire, quindi è temporanea, intanto 1,2851, attenzione, canadese sta picchiando, forse vuole ritoccare ancora ulteriormente il minimo di giornata, quindi acquisti di CAD, siamo alle 171 spettatori, 28,46 aggiornato il
Massimo, purtroppo mi dispiace, ma non posso, volevo aumentare diminuire il carattere per far vedere di più quelli che sono i vostri contributi. Ora il tendi dati sulle scorte. Buongiorno Renato, buongiorno a tutti. Adesso qui i nomi stranieri, quante mi mettete in difficoltà. Soren, sembra quasi danese, però forse sto dicendo proprio una bestemmia. Scusami se ho detto così sbagliato. Eurcad, scrive Enzo con la R. Pronti al volo Lorenzo, Roberto 1, 28 e 50. 28 e 50, sì, siamo ancora lì. Mi dispiace perché proprio questa scena, questa videata l'avevo creata per inserire più notizie, più vostri contributi. Intanto ancora la Yellen non ha preso la parola, è ancora l'introduzione, il comitato che praticamente sta parlando, ve lo faccio vedere adesso Parlamento, lo state già vedendo, pensavo di aver cambiato scena, quindi vedete, già con quelli che sono sotto breaking news, le anticipazioni che già conosciamo da parte della Yellen che ha già detto, ha confermato quello che aveva anticipato ieri Brainard. Amiche di Uncinetto, dove Mirko, YouTube dentro YouTube, assolutamente io come si può fare anche questo. Gianluca, complimenti, ottimo canale, grazie, grazie. Carlo, ma il caldo non potrebbe scendere come USD CAD? Magari, no, ma dai, è bello sto caldo, anche se si suda, fa caldo, è sole, così qua. E se non lo fa adesso caldo, Carlo, quando lo deve fare? E quindi, vedete, adesso sta parlando questa parlamentare repubblicana. E dicevo, quindi alla fine la Yellen ha confermato quello che aveva detto la Brainard. E concentrarsi sullo smaltimento dei 4.500 miliardi. L'inflazione resta un elemento incerto. Prima ricordate quando dicevo no, ma l'inflazione salirà, salirà, e invece adesso ha capito, ha detto beh, venerdì dati sull'inflazione e non mancherà la diretta, non mancherà ovviamente la diretta per seguire lo speciale legato ai dati sull'inflazione americana che come vedete adesso possono diventare l'ago della bilancia per quanto riguarda la politica monetaria, un possibile rialzo dei tassi. Quindi immaginate venerdì come sarà ancora caldo, 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 temperature caldissime. Alessandro, Renato, ferma, attenzione a quello che scrive, non mi fate leggere queste cose qui. Insomma, ma cosa mi fate dire? Insomma, in attesa che parli, andiamo a vedere quindi il CAD, grafico, grafico, eccolo qui il grafico, ha ritoccato ancora ulteriormente 1,2846, 1,2850 il prezzo in questo momento. Siamo lì in attesa di capire quelle che saranno le parole, se ci saranno. A questo punto, secondo Trading Economics, non dovrebbe esserci un ulteriore appuntamento con la conferenza stampa, solitamente sempre, cioè come la Federal Reserve alle 20 comunicato, 20:30 conferenza stampa, Banca del Centrale del Canada 16 comunicato, 17:15 conferenza stampa. Quindi mi sa che questa volta è Trading Economics che ha toppato. Sam, seguire gli eventi così e vedere in diretta come reagiscono i grafici è entusiasmante davvero, mi fa piacere. Quindi questa è la situazione, adesso abbiamo visto CAD. Per il momento 28,37, 28,37, qui perché non aggiorna? Io qui vedo 28,37, che sta succedendo? Qui chi sbaglia? Qui c'è 28,37, vedo su quest'altra piattaforma, e vedo qui 28,51. No, ok, differita pure i grafici. No, dai, 28,37, 28,37. Su, forse sono troppo veloci i prezzi che addirittura. No, 28,36, continua a venire giù, viene giù ancora USD CAD, acquisti di canadese. Reagisce qui, non ce la fa, qui nel trading view non ce la fa perché sono troppo veloci i prezzi. 28 e 34 vedo dall'altra parte. Adesso sta arrivando, arrivano anche qui le vendite, stanno arrivando anche qui le vendite su Trading View. Faccio vedere quindi flusso prezzi troppo veloce in questo momento. Quindi 1,28 e 37, 28 e 35. Il minimo di giornata lo vedete scritto qua: 28 e 36, 33 è uscito, battuto velocemente, quasi non si è visto, è stato impercettibile. 1,28 e 37 in questo momento. Scende, scende, scende. Che significa? Ricordo, acquisti di canadese. Quindi attenzione, attenzione, attenzione. Quindi vedremo. Può capitare, insomma, quando c'è un flusso prezzi così forte, allora può anche essere così che si sentono queste, può esserci un ritardo, insomma, nell'aggiungere i prezzi, così come anche quando investire. Ecco perché fare trading su le news può essere molto, molto, molto pericoloso, per questo motivo qui. No, no, temo, il telefono, chiedo scusa, un attimo solo, chiedo scusa, chiedo scusa. Sì, pronto? Nicola, ciao. Scusate, Nicola. Ah, ti ha detto Uccio che stavo facendo una diretta, che quindi dovevo venire, volevi da seguire, dovevi seguire questa diretta. E va bene, sì, ok, segui pure la diretta, però ti prego non disturbare, non disturbare.
Sì, ok, sì, stai lì, non devi fare niente, puoi commentare eventualmente, scrivi qualcosa lì, no, non è, fai, commenta tu quello che vuoi, ma non, ti prego di non chiamare perché insomma ho gente, oggi poi è pienone qua, siamo a 170, non so adesso quanti, 177, quindi ti prego Nicola, fai bravo, ci sentiamo dopo, sì, ti chiamo dopo, ti chiamo, sì, quello ha fatto, me lo dici dopo, sì, non posso parlare adesso, ho gente, faccio io, ciao, 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 ciao. Era Nicola, amico di Uccio, che già ha seguito le dirette in passato. E niente, Nicola, Uccio ha detto, chiama, vedi, segui Renato che fa delle cose interessanti sulla televisione. Non è televisione, qui siamo streaming, internet, quasi, quasi televisione. Allora, attenzione, si è fermato. Quanto ha fatto? 1,28 e 24. Andiamo a vedere 1,28 e 24. Nicola, chi è Nicola? Giustamente qualcuno dice chi è Nicola? Nicola è un amico di Uccio, Uccio che aveva già interrotto qualche diretta tempo fa, così insomma stava vedendo, mi ha chiamato e quindi insomma, e allora, e quindi è. Ma il bello è che chiamano su una linea che non è collegata al telefono, non c'è linea telefonica in questo telefono, non lo so, è una linea speciale di Rete dei Mercati, non capisco come possano arrivare queste. Salutiamo tutti Nicola. Nicola, se vuoi scrivere nella chat va bene, ma ti prego non chiamare, no, non disturbare, non disturbare. Quindi continuiamo a seguire i mercati. Oh, se l'USD CAD viene giù, euro-dollaro non scherza, eh. C'è un euro-dollaro, ve lo faccio vedere, che grafico a un minuto. Mettiamo in primo piano il grafico, eccolo qua, e così potete vedere 1,14, 1,14, praticamente siamo una decina di pips sopra, euro-dollaro che sembrava da ieri conoscere una nuova vita, andare fortissimo al rialzo con le parole della Brenner, perché da ieri era già partito praticamente al rialzo. Intanto sto leggendo le breaking news di Bloomberg, tutti gli 11 settori asset dell'S&P sono al rialzo praticamente in questo momento, dal momento in cui ha cominciato. Mattia è un po' come il cervello di Mister T è senza fili, dice Mattia. Insomma, quindi, no, dai, chiedo scusa, chiedo scusa, chiedo scusa. Pronto? Nicola, ti ho detto di non chiamarti, prego non chiamare. Cosa hai detto? Quelli che stanno scrivendo ce l'hanno con te. No, no, non ce l'hanno, stanno parlando, no, non è con te, non è con te, non è con te, riferire. No, 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 non ti preoccupare, non stanno parlando di te, non ti stanno prendendo in giro, tranquillo, vai tranquillo, non parlano di te. Ok, va bene. Ciao Nicola, ciao, 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 ciao. Non scrivete che se la prende, non è Nicola, non ce l'hanno con te Nicola, assolutamente Nicola, stai tranquillo, non ce l'hanno con te, non stanno parlando di te. La Yellen, mi dice che parla la Yellen, Christian, intanto 1,28 e 31 USD CAD, attenzione che USD CAD viene ancora più giù, 28 e 24 era il minimo, quindi siamo ancora lì, non ha aggiornato, mi ricordo che ha fatto 1,28 e 24. Domenico, adesso speriamo che la Fed faccia fare un bel rimbalzone. Eccola lì, adesso ve la faccio vedere. Vediamo, sta per. No, non parla ancora, è un bluff. Hanno fatto un bluff. Sembra era lì che era messa che voleva parlare. Sembra lì che voleva parlare e gli hanno tolto il microfono di nuovo. Poverina, poverina. Ci siamo, ti stiamo aspettando, pendiamo, siamo tutti lì che aspettiamo. Eccola lì che parla, sta parlando, parla la Yellen, che a questo punto io non ho messo l'audio, se no copre il mio audio, la mia voce, penso che stia leggendo quello che già sappiamo che ha detto che bisogna concentrarsi sullo smaltimento dei 4.500 miliardi di asset che ha in portafoglio la Federal, visto che Nicola chi, e che quindi l'inflazione è diventata un problema. Prima per la Yellen non era un problema e va verso, ho detto, per i tassi non c'è fretta, possiamo rimanere in questa politica neutrale. Insomma, è stata tutta una sorpresa, già quello che ha anticipato un po' la sua amica, la Brainard. E quindi Mattia ha la frangetta più sbarazzina del solito. Se la Yellen oggi non dice nulla per come intende smaltire questi titoli. Allora, il bello è che dicono, tutti stanno dicendo sì, dobbiamo smaltire settembre, dice, ma non dicono i tempi, non ci dicono i tempi. Vediamo se oggi la novità potrebbe essere quella. Si dice quando, dimmi quando tu venderai questi asset in dollaro, questi 4.000. Cosa intendi fare, signora Yellen, con 4.500 miliardi in portafoglio? Che cosa? Che cosa? No, e dai. Chiedo scusa ancora una volta. Sì, pronto? Nicola, ti ho detto.
No, non è la zia Concetta di Polignano, quella zia, non è la zia, è la presidente della Fed, è la Yellen, è la non è zia Concetta, tranquilla, non è zia Concetta di Polignano, non è, assomiglia, ma non è lei, non è lei. Ok, tranquillo, ciao, ciao. Mamma mia, chiedo scusa, chiedo scusa, chiedo scusa. Marco scrive scorte, le scorte, tra un po' arrivano, arrivano, arrivano anche le scorte di petrolio, quindi... Chi è che ride? Chi è che ride? Bah, non lo so, non lo so. Succedono qua, succedono. Chi è che ride? Siete, ah, è Luis che stava ridendo qui, non lo so. Ci sono delle, succedono delle cose strane durante questa diretta. Massimo, torniamo seri. Massimo Cardellini, intanto l'America aggiorna i massimi. Ciao, ciao, grande, ciao Massimo. Sì, l'America sta spingendo da quando tutto, sono partite vendite di dollari, invece al rialzo sono andati questi americani. Wall Street, che abbiamo visto, stiamo andando verso i massimi storici, sopra la chiusura dei massimi storici. Non so chi è che ride, Fabrizio, ho sentito. Ci sono, Gianluca, su questo canale ci sono video lezioni di analisi tecnica, c'è di tutto e di più in questo canale. Trovi gente esaurita, trovi canale Candele e Chinasci, trovi di tutto e di più. No, a parte gli scherzi, ci si parla di analisi Intermarket la mattina alle 10:30, Forex, un po' di tutto, insomma, quello che è formazione, anche si fa della formazione, parlando di quelle che sono le dinamiche, insomma, quindi video lezioni di analisi tecnica, buon umore, ecco, Luciano, era Uccio che rideva, non lo so, non lo so, attenzione, ridi su sto CAD, bella, bella, bella questa, insomma, attenzione, quindi ci stiamo avvicinando, quindi, no, dai, devo staccarlo, chiedo scusa ancora una volta, pronto, Nicola, ti ho detto, non mi chiamare. No, non ce l'aveva con te, ridi su sto CAD. Non ce l'aveva con te, non era te. No, no, non ce l'aveva con te. No, dai, no, dai, no, no, tranquillo, tranquillo, tranquillo. No, non, apposta, non era rivolta a te. Ok. Ciao, Nicola. Attenzione a quello che scrive, fate attenzione a quello che scrivete, che qui avete visto, c'è Nicola che va a fare Forex con allegria. Ma se non è attaccato, come fai a staccarlo? Non lo so, Diego, che cosa succedono qui? Non lo so, non lo so, non lo so assolutamente le cose che ogni tanto partono durante questa analisi. Ma è il video dell'audio lì, dalla Yelle, qualcuno ride. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Cercavo di raccogliere qua, io sto perdendo il controllo di tutto, non sto capendo più niente, sinceramente, in questa di diretta. Massimo, Fabio Mauccio, diminutivo di Alessio? No, 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 assolutamente no. Giustamente mi fa notare, qualcuno mi fa notare, CAD, andiamo a rivedere il CAD. Oramai questo CAD è diventata la barzelletta zia Concetta di Polignano. Ma come fai, Nicola, a pensare zia Concetta di Polignano alla Yellen? Andiamo a vedere il grafico del CAD, grafico del CAD. Eccola qui, eccola qui. Aggiornato il minimo 1,28 e 15, siamo 1,28 e 17. Attenzione, 1,28. Addirittura adesso comincia a vedere 1,28. Guardate gli acquisti di canadese. Se scende gli USD CAD, sta salendo il canadese. Sono acquisti, acquisti di canadese. Si va così, quindi questo è dalla parte opposta. Che va avanti, quindi in questa maniera continua, quindi si sta speculando, a questo punto il mercato si aspetta qualche info, notizia in più. Io purtroppo non riesco a seguire anche Twitter in questo momento, quindi e allora non abbiate pazienza, non mi chiedete che cosa sta dietro a questo movimento che è già qui, tra telefonate, regia, parlare, dire cose sensate, cercare di dire delle cose sensate, davvero, poi con questo caldo tutto viene amplificato, non so che cosa. Se c'è arrivato qualcos'altro già prima, ma no, no, mi sembra giusto speculazione, speculazione, speculazione. Domenico, grazie, grande Renato, grazie, presi 4 su 4, cos'era, una macchina, cos'era, un rover, e quindi questa è giornata del CAD, oramai sto CAD è diventato oramai il nostro, ma questo è Mr. T, anche Oil sta salendo, sì, anche perché ci siamo, 10 minuti e arrivano il dato sulle scorte di petrolio che... C'è un bel trend, andiamo a vedere il grafico. Non ho fatto ancora vedere un po' di grafici, stiamo vedendo quello che è la dinamica. Intanto mettiamo, mi ricompongo pure io, sperando Nicola non chiamare, stai calmo, tranquillo Nicola, stai tranquillo.
Quindi andiamo a mettere il grafico a candele Aiki Nashi. Quindi grafico daily Aiki Nashi. Vedete la debolezza da qui, da quando ha rotto questo supporto. La parola, ricordate, è stata la Wilkins, la prima, che probabilmente sarà anche prossima governatrice della Banca Centrale Canada, a dare degli input, a far capire che la Banca Centrale andava verso gli alzi tassi, che c'è stato, e alle 16 sono stati alzati ufficialmente i tassi in Canada, 0,25. Quindi, dopodiché è tutta questa acquisti canadese, e ora è proseguita, quindi ha conosciuto un nuovo minimo, continua la corsa, quindi non si è fermata. Qualcuno si poteva tranquillamente, logicamente, giustamente pensare a un sell on news, e quindi allora questa invece continua, continua ancora acquisti canadese, che si traducono in una discesa di USD CAD. Dicevo dell'euro-dollaro, l'euro-dollaro con l'exploit che ha avuto ieri sera ha violato l'esistenza. Attenzione che sta per partire l'alert, togliete le cuffie, chi sta ascoltando con le cuffie, perché è stata violata la resistenza, violata la resistenza sull'euro-dollaro, il livello 1,1440, guardate, guardate dove è arrivato l'euro-dollaro adesso, dove sta approcciando, dove sta puntando in questo momento, ovvero sul livello. Questo è l'andamento dell'euro da quando è cominciata, è stata annunciata e poi partita tutta la politica espansiva della Banca Centrale Europea, scusate. Tutta la svalutazione dell'euro, i tentativi di rialzo si sono scontrati su questi livelli, quindi adesso sta approcciando proprio questa resistenza verso 1,15, ma con un colore Aiki Nashi che è verde, 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 quindi c'è ancora semaforo, semaforo verde. Io sto cercando di intuire dal breaking news di Bloomberg, cercando di capire che cosa sta dicendo. Adesso chiama Uccio, attenzione, non li citate, non citateli, che è pericoloso citarli. Quindi, insomma, allora, mi raccomando sempre agli stop per chi era in posizione short, che aveva speculato su questa rossa, e adesso magari si mette in posizione long, fate attenzione, fate molta attenzione agli stop, usate gli stop quando c'è, se è caduta la resistenza, è stata violata la resistenza, il motivo per cui eravate entrati short e non c'è più, perché rimanere al ribasso, quindi chiudere o fare stop reverso, stare fermi se altrimenti non era se non siete convinti della bontà della rottura, una fake rottura e tutto quello che è, dai, basta. Scusate, 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 scusate. Pronto, Nicola? Lo sapevo. Come faceva a sapere che tu così è magico, intuizione. Che c'è? Parlando di, che cosa hai detto? Parlando di posizione short, posizione long, no, non è Kama Sutra, ma che mi fai dire? No, 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 non è quello, non è, no, 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 non è assolutamente, dopo ti spiego, stasera ci sentiamo, ti chiamo io, e non è cos'è qui, stai tranquillo. Ciao Nicola, ciao, 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 ciao. Vabbè, qui bisogna spiegare a gente ignorante, chiedo scusa, chiedo scusa, chiedo scusa, insomma, e quindi è questo qua. Ma chi è che ride? Non lo so, non lo so, succedono cose, oggi stanno succedendo di tutto di più, di tutto di più, di tutto di più. Ecco là, vedi Nicola, non lo scrive, non scrivete, non citatelo, sennò rischiamo di risentirlo. Quindi, a parte gli scherzi, quindi qui c'è un euro dollaro che ha violato la resistenza e adesso vedremo se andrà a testare il livello più in alto. Eccola là, eccoli, fermi, fermi, Nicola, state tranquilli, non lo istigate, non lo istigate, non lo istigate, non provocatelo, non provocatelo, che lui è facile già che possa tornare a farsi sentire, quindi. Ma chi è? Intanto Fabio è sceso di 80 pip euro-dollaro, è strano, questo movimento dell'euro-dollaro devo dire che è strano, in un momento in cui il dollaro perdeva, adesso qualcosina sta recuperando, ma in un momento in cui, non lo so, mi viene da piangere quasi. C'è questa situazione, l'euro-dollaro, questa debolezza dell'euro-dollaro, ho cercato su Twitter, ho cercato sui siti, non ho trovato una spiegazione, non so perché adesso in questo momento ci sia stato questa firmante, questo dico, il PC è posseduto, non lo so adesso che cosa, oggi sta succedendo delle cose strane, stanno succedendo delle cose strane, quindi c'è un euro-dollaro in questo momento che ha violato la resistenza, ma adesso c'è questa strana debolezza, nel momento in cui il dollaro si sta svendendo, sta perdendo valore, l'euro sta perdendo, non contro euro,
si apprezza, è più forte la debolezza dell'euro rispetto a quella del dollaro in questo momento. Fabio scrive: a me sembra una debolezza dell'euro che perde contro. Sì, sì, assolutamente. È più forte in questo momento quello che ho appena detto. Renato, vi siete messi per fare un po' scendere sulla scuola. Sì, scherza, ridiamo per ridere insieme. Qui anche la cravatta, il nodo, sentendo caldo, il sole che ho preso durante il weekend, qui temperature altissime. Sì, si scherza, per rendere tutto più divertente, insomma, passare insieme questo orario e arrivare anche 3 minuti e 41 al dato sulle scorte. Marco, possibile inversione su euro-yen? Andiamo a vedere subito che questo euro-yen, che era ovviamente supportato dal rialzo dell'euro-dollaro, prima dollaro-yen da sempre praticamente. Ci sta grande Renato, e quindi sorridi che la vita ti sorride, è così insomma, poi soprattutto se il trading non è in questo momento. Non va bene, insomma, per chi no, ma bisogna sempre sorridere nella vita, assolutamente. Ma facciamo sul serio? No, qui le analisi sono serie, il resto non lo so. Gold comunque non patisce il recupero del dollaro, scrive Mattia. Euro dollaro si sta avvicinando alla resistenza 1,15. Sì, l'ho fatto vedere prima. Euro yen c'è una timida rossa. C'è una timida rossa. Intanto sto leggendo: Committee intends to gradually reduce. Va bene, questo già lo sapevamo. Sto leggendo da lì breaking news della Bloomberg. C'è una possibile rossa, una dopo che l'euro yen, vedete quanta strada al rialzo ha fatto qui. Già da qui era partito con questa candela verde, poi una pausa di questo trend rialzista che poi una volta violato ha portato ancora ad un ulteriore strappo al rialzo. E siamo, vediamo graficamente, sì, c'erano a scalare tutta una serie di livelli. Andiamo più dietro, e questo qui vedete era un ex supporto, è stato un bellissimo supporto qui e adesso supporto si presenta, però bisogna sempre aspettare comunque la conferma nelle vesti di resistenza, ma bisogna aspettare assolutamente la conferma della candela rossa ai Kinashi. Pasquale, tutti i cross euro sono short, ci credo, è assolutamente un movimento abbastanza facile, addirittura l'euro riesce a essere più debole del dollaro nel momento in cui il dollaro si vendeva in tutto il mondo dollari, immaginate la debolezza dell'euro come si sta sentendo dappertutto, quindi anche se vediamo il grafico dell'euro contro AUD, euro contro canadese, che ancora di più con il canadese, gli acquisti di canadese si sente ancora a maggior ragione, l'euro sterlina da poco aveva rotto la resistenza, ma già sembra potrebbe rientrare. Gianluca, su questo canale... L'ha cancellato, l'avevi già scritto e l'hai cancellato, però ti ho visto che l'avevi scritto Gianluca. Ci sono, non è che ci sono, durante le analisi si fa anche della formazione, sul mio sito ci sono le registrazioni di un corso di gruppo online che ho fatto, se proprio ti interessa, insomma, quindi... ma la rossa che si sta formando su dollaro yen è lì pure, forse è arrivato, è giunto il momento per fermarsi, arrestare questo movimento al rialzo, lo metto anche... in evidenza. C'è una possibile candela rossa ai Kinashi su un livello che già sta tracciato, perché già qui lo scorso 12 maggio con questa candela rossa ai Kinashi c'era stata questa correzione e poi la risalita. Vedete quanto sono belli questi tappeti rossi, verdi ai Kinashi, e quindi questa è la situazione per quanto riguarda il dollaro yen. Aspettare però, non anticipare, aspettare la conferma, almeno se usate un grafico daily, aspetta, se volete usare questo, questa strategia, questa analisi su base daily, bisogna aspettare la conferma. Se poi scendete a 4 ore per anticipare l'ingresso è un'altra cosa, però se sul daily usate il daily, aspettate. Ettore giustamente mi fa notare dollaro index, che dobbiamo guardare il dollaro contro 6 valute, quelle più importanti, sta qui, sta bussando al supporto 95,58. Sta qui che quindi bussa, vedremo se qualcuno aprirà o meno la porta. E certo è che già questa rossa di ieri confermata, non c'è un bel trend, insomma non c'è stata una reazione al rialzo, una serie di candele verdi e Kinashi che già non fa pensare bene. Le 16:30 è uscito il dato sul petrolio. Meno 7.500 contro meno 2.004, positivo per DOE, quindi ancora un grosso calo delle scorte di petrolio. Andiamo a vedere subito il grafico oil, eccolo qui. Andiamo sul grafico candele giapponese a un minuto, giusto per apprezzare il movimento. C'è stato, vedete, volatilità. Prima uno spike al rialzo perché scorte in calo e poi adesso sta rientrando questo movimento 46,10, lo metto anche in primo piano così lo potete
vedere 45, 59, 46, 44 e 46, 44 è proprio il massimo che ha aggiornato in occasione con la pubblicazione del dato sulle scorte, anche se lì bisogna sempre andarle a vedere tutti i dati che sono tutti in serie, Sanregione sta sotto 46, vediamo altri dati, meno 7.000, meno 7.500 le scorte. Poi scorte settimanali di benzina, meno 1,647, più 3, attenzione, più 3 invece, più 3.131 barili scorte settimanali carburante distillato, attenzione, quindi poi, visto che ci sono, vedo le dichiarazioni della Yellen per il momento, non so, sotto 1,14 l'euro-dollaro, sotto 1,14 l'euro-dollaro. Sotto 1,14 euro contro dollaro. Andiamo a vedere, eccolo qui. Vedete, il grafico a 1 minuto, giusto per apprezzare i movimenti intraday. Quindi scorte i distillati, però benzina abbiamo visto prima non è stato positivo, come sempre c'è un mix, sì, i mercati che sono lì che cercano di dire ok, quello sì è stato positivo, quello negativo, cosa fare? 24 luglio c'è il meeting del comitato che sta monitorando se i paesi aderenti all'OPEC, 11 non OPEC, stanno effettivamente rispettando gli accordi di tagliare la produzione. Quindi l'euro-dollaro 1,13, vi faccio vedere 1,13. È 91 praticamente il minimo di giornata, siamo 1,13 e 99, quindi i fuochi d'artificio sull'euro sembrano già esauriti. Non lo so, ieri sembrava con i commenti della Brainard tutto su, euro su, aveva rotto una bella resistenza e adesso stiamo ritornando a punti. Anche se passiamo al grafico giornaliero, lo andiamo a mettere su quello Aikinashi, vedete che tutto questo rumore per il momento non si vede, resta una bella decisa verde Aikinashi, quindi confermato il trend al rialzo. Attenzione al rumore che ovviamente può esserci al ribasso. Ivana, GBP spinge al rialzo, sterlina che è rimasta delusa da Broadbent, uno dei membri della Bank of England che ha votato per lasciare i tassi fermi, si speculava sul fatto che poteva cambiare idea, non l'ha cambiata idea, delusione al mercato, vendite e oggi ha toccato un minimo 1,28,09. In questo momento siamo vicino a 1,29, resta una tendenza, come si può vedere da questo grafico, al ribasso per quanto riguarda sterlina contro dollaro. 1,28,24, qui ho l'impostazione per quanto riguarda l'intraday USD CAD, gold tutto sommato 1,221, però attenzione gold, perché se vi faccio vedere il grafico daily dell'oro giallo, eccola qui, c'è una potenziale candela verde Aikinashi, metto in primo piano per farla vedere ancora meglio, è su quel supporto dei 1200, il livello qui, quindi lo aspettiamo la conferma con tutto quello che è successo, insomma, con le vendite di dollari americani, quindi c'è qui la possibilità di un rialzo al rialzo. Inversione, quindi fa caldo in USA, tutti i condizionatori pompano e bruciano oil. Fabio, perché con le candele giapponesi da ribasso? Perché le candele Kinashi prendono in considerazione i prezzi delle candele precedenti, quindi è una media della barra, no? Ecco perché è più fluido, i trend sono più fluidi, lineari rispetto a un grafico a candele giapponesi, dove invece una candela verde solitamente indica una giornata positiva, rossa negativa, si alternano giornate positive e negative, mediamente, insomma, questo. Poi, gli è piaciuta la mia battuta? Quale, Diego? Che battuta? Ma questa non so se stanno uscendo altri. Ma la conferma del grafico che Kinashi, a che ora la si ottiene? Ora di chiusura? Una volta che è chiusa la daily, se quindi qui il mercato gold chiude alle 23, di solito almeno quello che si cerca di seguire è quello del futures regolamentato, se c'è si può entrare in qualsiasi momento, poi uno fa una valutazione se effettivamente entra, candela verde da sola non dice nulla, deve essere confermata la presenza di una presenza, candela verde supporto, candela rossa resistenza, se usate rossa e verde, se usate altri colori, ovviamente potete fare altre valutazioni. E quindi da domani in poi, oppure utilizzate, io ho la strategia intraday con le candele Kinashi che mostro tutti i giorni su Facebook, Twitter, FX intraday, c'è Ivan, il mio collaboratore, che la spiega, quindi magari prendo spunto dalla strategia intraday domani per entrare, se c'è questo rialzo e mi piace, voglio seguire questo rialzo, lo faccio. E quindi
Quella scritta molto prima. Infatti, Diego mi sembra che stava riproponendo. Salta pure YouTube, la chat YouTube sente caldo e quindi qui sta saltando tutto. Oggi non sta succedendo di tutto e di più. Per fortuna che lui non lo nomino, si è calmato. Sembra calmato. Ma perché Uccio le ha detto di chiamare, di seguire questa analisi? Non doveva, non doveva. C'è USD CAD con la testa ancora giù, 1,28 e 22. Siamo in questo momento. L'euro dollaro è risalito un po' sopra 1,14. Quindi attenzione da monitorare questa possibile candela verde e Kinashi sul gold. Quindi dovrebbe essere molto molto interessante. Il petrolio, nonostante la volatilità adesso con la pubblicazione del dato, vedete c'è stata già la conferma della verde, ma queste sono le verdi antipatiche, perché si forma una metà strada tra resistenza e supporto. Entrare al rialzo qui e avere il supporto così distante significa anche lo stop distante. In quei casi magari uno, se speculava al ribasso, chiude giusto lo short e non entra long, per dire, oppure può entrare long con quantitativi inferiori per fare in modo tale avere uno stop in misura euro soldoni, quello che è il vostro profilo di rischio. Lutz, dollaro yen, sente il risultato del gold e sono contrapposti. Il termometro del rischio che faccio vedere tutti i giorni in analisi intermarket. Sì, solitamente se sono inversamente correlati, se sale uno scende l'altro in media, non in maniera automatica. Carlo, a parte la conferma, dobbiamo vedere il livello se è interessante. Assolutamente, il livello già, infatti, vedi, ci stiamo parlando come se fossimo presenti, Carlo, io e te. Qui è il livello, devo dire che è abbastanza interessante. 28,17 USD CAD, pressioni, ci stiamo avvicinando all'appuntamento con, se ci sarà, 17,15, scopriremo se Trading Economics ha sbagliato, ha toppato, non mettendo nel calendario l'appuntamento con la conferenza stampa. Nel frattempo, la Yellen continua il suo discorso. Salvatore, metti il potrebbe essere un'idea, potrebbe essere un'idea. Salvatore, metti il telefono fuori posto così non ricevo scocciature. Eccola qua che sta ancora parlando. Tight job market put upward pressure on wage over time. Dovrebbero mettere delle pressioni. Il fatto che c'è questa piena occupazione, abbiamo visto i dati su non fai payroll, diviene discorso, ma non salgono gli stipendi in America e questo non crea pressioni sull'inflazione, che quindi resta invece venerdì, venerdì, venerdì. Adesso il grande appuntamento sarà venerdì e ci sarà, ovviamente non potrà mancare la diretta. Volevo fare sell su oil, ma in attesa, vedi tu, Stefano, ovviamente le vostre strategie non mi permetto, io vi faccio vedere quello che è il trend, ciò che so, con Mattia, ma cosa scrivi? Che poi attenzione, in base all'inquadratura non sa a cosa sia riferito il tuo commento, Mattia. E quindi, eccolo lì, will adjust approach if inflation and the should persist. Allora, cambieremo atteggiamento, l'approccio, se questa inflazione undershoot sotto quelle che sono le nostre aspettative dovesse persistere e continuare, allora vedremo di adeguarci. E questo significa i tassi non salgono, se si alza l'inflazione si salgono, si apprezzano l'arma che ha la Banca Centrale Americana di alzare i tassi. Se invece l'inflazione sale, la stessa cosa che sta succedendo in Inghilterra, UK, dove c'è un'inflazione a 3 quasi, ormai 2,9%, quando le banche centrali hanno come target giusto quello ideale il 2%, e ecco perché si parla di un possibile rialzo dei tassi in Inghilterra, proprio per frenare, dire oh, inflazione, fermati che qui si sale, no, assolutamente bisogna farlo fermarsi. Allora, Enzo, dite alla Iene di togliere il gatto dalla testa. E quella circondata da uomini in cravatta. Chi è Mattia? Mi sono perso qui oramai. Stiamo proprio. Estate, 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 va benissimo, va benissimo. Prematuro giudicare, not on the path, prematuro giudicare il perché, ma molti si chiedono come mai l'inflazione, molti paesi in Europa, Giappone, l'inflazione non sale nonostante tutta la liquidità che è stata immessa sul mercato. Il 2%, insomma, quindi ancora è lontano come target. Venerdì, venerdì verranno pubblicati, ci sarà un aggiornamento sulle statistiche legate all'inflazione USA e non potrà mancare ovviamente la diretta insieme a me. Giusto, andiamo a vedere una panoramica su altri. Una panoramica, quindi, per quanto riguarda per esempio le commodity currency, l'australiano contro dollaro, che in questo momento è in risalita, e ieri già confermato una candela verde, e Kinashi sta bussando, quindi sta testando nuovamente la resistenza 0,76 e 85. Il vicino di casa neozelandese invece resta ancora al ribasso. Se quindi andiamo a vedere, togliamo il dollaro e vediamo i rapporti di forza UDNZD, eccolo qua che c'è stato finalmente un'esplosione al rialzo con decisione sopra questa mini resistenza che si era formata
rallentata recentemente. USD CAD c'era quella timida verde che oramai ovviamente è scomparsa con il meeting, con il rialzo dei tassi che c'è stato, quindi un 28,13, 28 siamo ancora lì sui minimi di giornata. Dollaro index in questo momento 95,84, sul supporto 95,58, bussare, vedere se qualcuno aprirà o meno. Dollaro franco svizzero che aveva fatto uno scherzo all'euro dollaro anticipando una verde, l'euro dollaro ha detto: oh, dove vai? Qui, da qui sì, non puoi, il dollaro deve venire giù per il momento, e quindi di nuovo si vede del rosso sul grafico. Dollaro franco svizzero, ma ti è inutile che ci provi con la yen, tanto l'anticipazione non te la dà. Non so, ma adesso di questi 2 giorni mi sembra più una posizione di date scorte, oil non va su quasi quasi, insomma, va bene, va bene, va bene. Chiudo col dollaro yen che potrebbe confermare questa sera una candela rossa, quindi siamo arrivati a capolinea di questo trend rialzista, vedremo, vedremo, vedremo. Sterlino dollaro resta debole, nonostante adesso il recupero, siamo sotto 1,29, per il resto, insomma, mi sembra di averli elencati un po' tutti. Direi che per oggi quasi un'ora, è un'ora, è un'ora, è un'ora che sono live. Si chiude qui questa strana analisi Intermarket, dove davvero è successo di tutto e di più. Insomma, spero che abbiate apprezzato la volontà di scherzare un po', prendersi in giro, ridere, e quindi ridere. Eccolo lì. Quando si parla di ridere, arriva lui, non so chi è. È contagiosa, ma bisogna dire che è contagiosa la risata. Ridere insieme, ridi, sorridi che la vita ti sorride. Si chiude qui, quindi già finita, dice Alessio. È un'ora, è un'ora che sono là. Anch'io starei con voi fino a stasera per passarla tutti insieme. Insomma, grazie, 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 grazie. Davvero un piacere, perché ci siete voi. Da solo mica farei tutto quello che sto facendo adesso. Quindi grazie a voi. Oil viene giù. Oil, Andrea. Andrea fa vedere oil che sta venendo giù. Oil, oil, oil. Sì, restano presso sotto 47 adesso in questo momento. E quindi niente. Grazie, 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 grazie di cuore per aver partecipato con me a questa strana analisi Forex. Ori tutti di corsa al frigorifero, assolutamente. Grazie, buona giornata, saluti. Gli appuntamenti sono domani mattina 10:30 con l'analisi Intermarket, quindi per vedere un po', commentare la chiusura delle borse americane, come si preparano le borse europee, la chiusura di Tokyo, l'obbligazionario. Attenzione, l'obbligazionario ha già, se il gold sta confermando una verde, potenziale verde, l'obbligazionario già l'ha confermata, quindi attenzione. Ivano, una bella ora trascorsa insieme al grande Renato. Grazie. Sam, caffè, assolutamente caffè per tutti. Fate finta che vi ho offerto caffè al ghiaccio, caffè shakerato, fresco, bello a quest'ora, con questo caldo, con questa estate. Ciao Marco, ciao Soren, spero di pronunciare bene il tuo nome. Saluto, insomma, grande, grazie, grazie per aver seguito con me questa analisi Intermarket. Grazie anche agli amici Facebook che sono un po' più in basso, più sotto, ma non meno assolutamente importanti. Appuntamento domani 10:30 a Forex, ancora non ho deciso, devo vedere il calendario, in base al calendario e agli eventi io tendo poi a decidere, fare lo speciale in prossimità, quindi di un'altra diretta insieme, insomma, in modo tale che diventa un po' più effervescente con la pubblicazione di dati macroeconomici. Domani dovrebbero esserci dei dati, mi sa 14:30, comunque andrò a vedere, farò sapere sui miei canali social network, Facebook e Twitter. Mio pensiero su oil non sale perché le scorte sono in calo per cause stagionali, potrebbe, anche questo è giusta considerazione. Luz, ciao, ciao a tutti, ciao, 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 grazie amici della chat YouTube che è Facebook, che avete commentato con me. È finita, è finita, tranquilli, è finita, basta, basta. Un'ora direi che più che sufficiente. Quella lì, la signora lei continua a parlare. Non dici quando intendi cominciare questo smaltimento di 4.500 miliardi di dollari. Quindi dici quando tu verrai. Mattia, è questa quella che dicevi prima di riferimento? Quella con le cravatte, avevi detto, no, tutto rispetto, Massimo, rispetto assolutamente. Grazie, grazie, grazie. Appuntamento a domani. Buona serata. Buona serata. Andate a fare un tuffo al mare. Io vado a fare un tuffo al mare, probabilmente adesso. Buona serata. Appuntamento a domani con nuove dirette. Grazie, 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 grazie.